Siamo qui davanti alla prefettura di Catania a contestare il disegno di legge del governo sulla scuola. I motivi sono molto chiari, si costruisce un imbroglio sul problema del precariato, perché l'attuale testo di legge non assolve alle prescrizioni della sentenza della Corte Europea, che è il vero motivo l'Italia è stata condannata per il protrarsi del precariato scolastico, e quindi il governo è stato costretto ad intervenire, non è un'iniziativa autonoma del governo. Ma nonostante questo il governo fa un autentico imbroglio, stabilizza molti meno precari di quanto avrebbe dovuto e soprattutto lo fa in un modo confuso ed ingiusto. Cercando di strumentalizzare questa vicenda del precariato, poi il governo invece prova a fare un vero e proprio colpo di Stato sulla scuola, perché in questo disegno di legge c'è sostanzialmente la consegna chiave in mano della scuola ai presidi, che potranno decidere chi assumere, quanto pagare un insegnante e la fisionomia della scuola.